Guardate tutti insieme questa scena, ragazzi. Dopo aver completato il sesto livello, ora possiamo interrogare Zipang dopo averlo sconfitto. Avete visto Zipang ci sta dando informazioni sul settimo livello che noi dobbiamo fare. Bene, ed eccoci arrivati al settimo livello di Battle Circuit, il videogioco picchiaduro a scorrimento arcade del 1997. Alcuni nemici stanno facendo un ultimo tentativo per fermarci, ma noi li eliminiamo e si continua ad andare avanti a proseguire. Poi bisogna stare lontani dalle torrette quando hanno il lanciafiamme, però se li andiamo dietro li distruggeremo. Allora, in questa prima area c'è da affrontare un triplo boss, statemi a sentire. Barbara è ritornata, ma non è da sola perché con lei ci sono anche Sandra e Asura. Sandra è quella donna vestita di giallo, mentre Asura è quella donna vestita di nero. Vi faccio ricordare che Barbara l'avevamo sconfitta nel terzo livello e ora ci tocca affrontarla di nuovo. Purtroppo in questo settimo livello affronteremo parecchi boss in tante aree. Bene, Sandra è sconfitta, Barbara è stata eliminata e ora finiamo Asura. E tutte e tre le donne sono tutte eliminate. Eccoci, ora si apre un passaggio segreto. Ora in questa seconda area si affronta un doppio boss. Il primo è il Dottor Saturn con il suo veicolo Black Elephant, mentre l'altro è Octopus Mark III. Avete visto il blob verde Octopus ci ipnotizza? Ora sono indeciso a capire chi sistemare fra i due. Ricordatevi che nel quarto livello c'era Octopus Mark 2, ma adesso qui c'è Mark 3. Forse è meglio usare Cyber Blue che è il più forte. Bene, sconfitti tutti e due. Octopus Mark III è distrutto, mentre Saturn rimane stordito. Il Dottor Saturn non potrà mai più seguirci. Avete visto? Siamo su questa piattaforma che ha forma di piatto. Poi c'è questo strano animale che muove le zampe, la testa. Poi c'è anche una forchetta attaccata. Avete visto? Siamo dentro una piramide o qualcosa del genere. Ora, in questo settimo livello, sta a voi decidere il finale di Battle Circuit. O lo volete standard o lo volete speciale. Per raggiungere l'ottavo livello, un ottavo bonus, vi consiglio di fare un punteggio altissimo, 3 milioni e 200 mila punti. Io amo questi videogiochi anni 90, mi piacevano tanto quando c'erano i punteggi.
Ora qui affrontiamo le lucertole, questi rettili rossi e verdi, reptile. Ecco, andiamo a affrontare il vero boss di questo settimo livello. Guardate chi è. È Pluto. Vediamo di sconfiggerlo, Pluto. Non sto parlando del cane Pluto della Disney, ma sto parlando di Pluto, il boss di Battle Circuit. Ma state attenti perché Pluto possiede tutti e cinque i poteri dei nostri personaggi giocabili. Avete capito? Anche Pluto riceve degli upgrade e può diventare colorato. E infatti Pluto cambia colore. Com'è che Pluto raccoglie gli upgrade e diventa ancora più forte? Ma perché ha gli stessi poteri come i nostri? Dai, dai, che voglio vincere! Gli sto svuotando tutta la sua barra e la salute. No, come non detto, ha raccolto Vitality Up, non doveva farlo, maledetto Pluto, questo non dovevi farlo però. Adesso gli ho svuotato la sua barra e la salute e finalmente l'ho sconfitto. Bene, il settimo livello è giunto al termine. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi devo salutare, arrivederci. Grazie di avermi seguito.